Per soli su tutti scioccherare normale, tranquillo, senza casino, senza niente. E poi sono arrivati la polizia, quattro staffette, quelle grandi. Mm-hmm. Sono usciti e arrivati subito, vi piccano noi. E poi li buttano così, capito? E poi vi piccano, ho preso la butta qui alla testa, no? Che era girato anche la mia testa. Che sono anche diceva andato... che in due vi tenevano, il terzo. Ma che due? Cinque per soli, mi tira solo uno. E poi mi piccano, poi quando sono alzato, è girato la mia testa, sono caduto lì, era il fuoco per scaldare, no? Abbiamo fatto il fuoco per scaldare, sono caduto lì. E poi il mio collega che mi ha fatto... E poi sono andato a pronto soccorso, mi hai dato 7 giorni a pronto soccorso. Poi sono tornato domani anche di nuovo. Che... E poi sono qui, ancora vivo, hai capito? Fino a che prendi il mio diritto, non è una cosa... Perché qui ti vedi chi ha... Che certo che sono preoccupati della natura, non lo so, di tutte, che è organizzata, però dentro un altro mondo, che noi qui loro trattano noi come gli schiavi, schiavaggio, dentro un schiavaggio. Ad esempio ci sono le pezze di 60 kg che noi le prendiamo da soli, ci sono 11 persone che stanno soffrendo della schiena, che sono adesso fuori lavoro perché stanno... preoccupare il dottore, hai capito, qualcosa così, non lo so io come si dice, però bravo, quale era della scheda, bravo. E poi, esempio anche alla mensa, di chi mangiano con 1 euro, al massimo 1 euro, noi mangiamo 5 euro e 6 euro, hai capito, tutti. Arriva... Perché neanche sui pasti avete uno stesso diritto, tutti i lavoratori che possono mangiare con 1 euro. Sì, e noi mangiamo con 5 e 6 euro, hai capito. E poi è che la pausa lo abbiamo. La pausa che avete la metà della pausa. Sì, però la prima, le anni fa era bello perché lavoriamo qui con le ore. Mm-hmm. E poi hanno fatto d'accordo, per quello IKEA qui è importante, non è importante nel senso che no, è importante perché non c'è nessuno qui a Piacenza responsabile che vuole, che viene qui e fa la giustizia, perché quelli lì sono importanti, perché hanno fatto un trucco, hanno cambiato il contratto con loro. Tra di loro, hai capito? E chi è la cooperativa? Hanno fatto con le pezze, col volume, non è con le ore. E poi hanno fatto noi meno ore. Ah, prima voi lavoravate in base alle ore? Sì, con le ore, hai capito? Era bello. Un'ora di giornata. Sì, era bello. C'è tante cose che non abbiamo, però era meglio un po'. Adesso dovete produrre un numero di pezzi, sì, in meno ore. Brava. E uguale come la prima, solo che adesso noi facciamo di più perché il contratto con voi. E poi dicano dietro, se tu lo fai la media, ti lasciano a casa 2 giorni, 3 giorni. Poi, esempio, io la volta l'ho fatto io meno riga, no? meno media. Arrivato il capo, mi ha detto, ma perché tu fai meno media? Io ho detto, c'è il rispetto del cliente, perché io sto preparando la roba del cliente. Mi ha detto, io frega il cazzo del cliente. Ma guarda, io che ho un grande nome, porto il capo, mi dice che frega il cazzo al cliente. E grazie a Dio, grazie al cliente, che io sto mangiando il pane qui, hai capito? Non è una cosa che... Cioè, tu dici, io... produco bene, sì, brava, lo controllo il pezzo meglio, così se non è rotto. E però loro no, loro guardano le tue tasche, hai capito? A noi, al cliente.